Buonasera ragazzuoli, buonasera, buonasera, ben ritrovati. Ringrazio sempre il buon Alfo. Questa volta non ci sono Max e Diego, ma bensì il buon Alfo che fa il passaparola. Allora, adesso datemi solo un secondo che devo sistemare sta webcam che è un po' scura. Facciamo così. Ok, sembra un filino più chiari. Poi oh, Belatti, buonasera, buonasera caro, ben arrivato, ben arrivato. Come stai, Atti? Come stai? Ieri sera non ti ho visto, Atti, non ti ho visto ieri sera. Dov'eri? Dov'eri? Tu stai bene, dai, sono contento che stai bene. Allora, io direi di riscaldarci magari con qualche evento, almeno che non c'è qualcuno che vuole fare amichevole, ma mi sa che facciamo qualche evento. Ieri sera era dormire come un mammifero, mi sembra giusto. Mi sembra giusto. Io sto bene, grazie, sto bene. Riposato, quindi non ci possiamo lamentare. Ah, queste però sono le condizioni delle squadre. Vabbè, lo facciamo dopo, dai. Andiamo subito a testare un po' di cose. Io volevo vedere un attimo però. Ah, vedi che abbiamo un po' di roba da riscattare. Allora, vediamo un attimino. Ormai sono una curva sud del Milano, grande. Numero uno, atti. Allora, volevo un attimo però abbassare sta radio che mi sta ammazzando le orecchie. Ok. Voglio andare in curva sud con una tipa? Vai! Milanista, e chi te lo impedisce? Vacce, vacce! Allora, dove sono i pacchetti? Eccoli qua i pacchetti del Bayer. Ah, ma sono questi qua gratis. Bah. Proprio per farmare GP. Vabbè. Questi poi li prenderemo. Pacchetto di merda. Sì, abbastanza. Abbastanza inutile. Invece negozio. Vediamo un attimo i punti football. Se hanno messo qualcosa. Divise un cazzo. Giocatori. Goretzka. Oggetti, solita cacata. Vabbè, io volevo un attimo vedere in allenamento come si muovono un attimo alcuni giocatori. Allora, volevo vedere in primis. Ah, vedi che c'ho la squadra sbagliata, c'ho. Tra l'altro non la posso neanche cambiare la squadra qua. Vabbè, Musiala e Kimmich però ci sono. Prova il fortissimo, piccolo e veloce. Bebeto, ma Bebeto l'ho provato, l'ho provato. Solo che diciamo che sono ormai a un livello di squadra un po' superiore a Bebeto.
Gira con Davis con R1. Che stiamo facendo? Stiamo provando un attimino la velocità di determinati tipi di giocatori, soprattutto nelle skill e nelle abilità. Mi interessa vedere. Esatto. Non è per niente male sto Musiala. Non è per niente male. Sì, ma l'allenamento vanno a 3000. Infatti. Però vabbè, volevo un attimino capire più o meno quelle che sono le potenzialità, così avere anche un discorso un po'. Ok, guarda Telegram, è urgente e bannabilissimo. Adesso non posso, atti, dopo lo guardo. Vai, salva, va bene, dai, così ci riscaldiamo. Ma che cos'è che mi hai scritto, atti? Allora, se è una stronzata ti banno. Guarda, non ti banno solo perché è il tuo cane, che è una cosa bellissima, quindi va benissimo. Come l'acqua nel deserto. Grande, Atti. Allora, tempi supplementari, rigori sì. Mettiamo pure una sostituzione extra, va. Ah, ecco cosa che devo fare, devo cambiare la squadra. Ok. Sì, lo so che ho modificato la mia squadra. Ok. Vai, tranquillo. Dorme come una pecora abbronzata. Non mi bannare pensieri, faccio l'amico con te. Ah, sto scherzando. Se no ti banno. Potrei, però no. La stanza adesso te la do. Che devo aumentare sta luce di ste cacchio di cose che mi sa che è bassa. Come fa a essere 100%, zio? Boh, 100% mi sembra scurissimo. Devo cambiare colore, devo cambiare colore. Proviamo a mettere un arancione. Insomma, verde. Meglio mi sento. Azzurrino. Rosso. Troppo scuro. Però minchia, rosso fa molto. Fa molto settore. Alla fine viola è il migliore. Non c'è un cazzo da fare. Bianco. Vabbè, lasciamo viola, alla fine è migliore viola. Però fra io con le ragazze ho uno standard più alto. Quando magari una ragazza spegne la friggitrice d'aria il gioco ti va più veloce. Vai, minchia, cazzo, ho messo sulla lavastoviglie, raga, puttana troia. Verde sembra il lumino del campo santo. Quando magari una ragazza che può piacere vedo
che sto avendo un po' di confidenza, boh, non mi piace più, non so perché. È perché ti, come si dice in gergo, ti scende. Devi trovare quella che non ti fa prendere confidenza. Che se la mena un pochettino. Allora, andiamo il nostro salva, va. Come è messo il nostro salvo? Oh, con Van Nistelrooy il nostro salvo. E Eric Martinez. Fra, ma non va bene così. E no che non va bene, però. Se il tuo carattere è così, che tocca fa? Mica ti possiamo mandare al patibolo. Mica ti possiamo patibolare. Dai, proviamo così. Il problema di sta cazzo di formazione è che fanno cacare a tirare punizioni. Cioè, il migliore cazzo è Sheva, ho detto tutto. Vabbè. Gira i numeri di Chelsea, pensiamo noi. Vai tranquillo che con Mauri non ti sbagli. Siamo noi una community, giusto? Ci si aiuta anche in questo. Davis Musiala, subito loro due. Qui è uscita la tattica del fuorigioco non benissimo, eh. Questo può essere considerato come kick-off, raga. Ma non penso, perché in realtà l'ho giocata dietro la palla. Però comunque dopo fatelo un giro sul gruppo. Ma perché avete continuato dopo i libri e tutto avete ancora continuato. Anche oggi pomeriggio mi avete impegnato il pomeriggio al lavoro. Bravo. Bravo Rauco, di giustezza qua. Comunque dire che sono lenti, dire poco. Oh, buonasera Ross, buonasera, benvenuto caro, benvenuto. Fuori gioco?
Vabbè, ho sbagliato. Fra, giuro che in quest'ambito sono incazzato, ma magari sbaglio io. Non sono uno che si accontenta e pensa ai top di gamma. È giusto, è giusto. Bisogna sempre puntare al top, mai accontentarsi. Come spiove. Come stai, Ross? Come stai? Palo palo, doppietta di Musiala. Benone, grazie, dai, anch'io. Appena tornato da lavoro, bello, bello cotto. Però bene, dai. Nonostante sia Blue Monday. Madonna, quando arrivano sti passaggi così, oh. Bravo, Schmeicolone. Minchia, Rauco. Rauco è una bella bestia. L'ha dimostrato anche ieri al derby di Madrid. Dove è riuscito in 3 minuti a far andare a quel paese una partita. Oddio, che rischio. Ah, era la Supercoppa, era. Ho visto solo che era il classico, pensavo che fosse di campionato, quindi ancora peggio. Come fa Avi aver detto abbiamo dominato? Cioè io non ho visto la partita, ho visto il risultato, ma... Ah, il derby di Madrid, no, ho sbagliato io a dire, volevo dire il classico, non so perché. Però penso che fosse sottointeso anche perché il derby di Madrid col Barcellona, almeno che è stato fatto un colpo di stato, ma non penso. Però questa è la poca lucidità. Va bene, va bene. Sempre un derby spagnolo, sì. Xavi ha detto che hanno fatto la peggior partita della stagione. E allora cos'erano quelle robe che giravano, tipo... Abbiamo dominato, robe varie. Tutte stupidaggini che scrivono per non dire altro. Che dire che abbiamo dominato sul 4-1 sembra un po' esagerato.
Mamma mia, se non faccio le ste stronzate. Entra, eh? Non può entrare. Madonna, bello questo. Madonna Davis di sinistro. Che giocatore sto Davis, ragazzi, pure di sinistro. Essendo mancino. Considerando che a livello di stazza non è che c'aveva chissà che conclusione. Bello, bravo Salvo. Che gol, what a gol, what a gol. Allora, anzi, va, mettiamo hotel. Mettiamo Bobby Carlos. Proviamo così. Vuoi un consiglio? Vai. Sei intelligente, perché no? Madonna, Oliviero però. Ah no, è Schmeichel, non è Oliver. Bello sto passaggio che ha fatto Salvo. Vedi quel Messi, il tuo, me lo regali. E come faccio a regalarti? Se si potesse, lo farei più che volentieri. Non si può.
Io scambierei tutti i miei Messi per il tuo Maradona. Perché Atti c'ha Maradona, c'ha. Ma io scambierei tutti i Messi per un Romario o un Eto'o. Bravo, bravo, salva. Piatelle tue, dammi Maradona. Ma io non ce l'ho Maradona. Dove l'hai visto il mio Maradona? Ad avercelo Maradona lo farei pure. Grande, salvo, bella partita. No, faccio un po' di divisioni, Salvo. Prova a vedere se ci sono i tuoi avversari nel coso. Adesso non so contro chi sei sta giornata. Anzi, queste giornate. Te contro chi è che ti manca da giocare? Allora, tu devi giocare contro Pieritos che non c'è e poi l'altro devi giocare contro Gagliardo. Prova a sentire se Gagliardo c'è magari. Andiamo a fare un po' di divisioncine, va, vediamo un po' com'è. Taggalo però, Salvo, così che almeno ti riconosce, cioè ti riconosce, vede il messaggio. A riconoscerti penso non ci sia bisogno. Sto Ljungberg qua, ancora devo capire se vale la pena o non vale la pena. Comunque devo provare anche Bergomi. Bergomi, Bergomi, a posto di chi lo potrei portare? Bergomi. A posto di Tell, tanto Bergomi quando gioca Tell. Dove sei, Bergomino? Potrei provare così. Bravo, bravo, salvo. Vediamo, vediamo un po'. Questo primo avversario. Salute. Calcio rosa 727. Grazie, Maki the Best per il follow. Benvenuto, caro, benvenuto. Allora, facciamo, va bene, nera e rosa. Nera
Vediamo un po' così come va. Buttiamo Maicon. Poi devo capire davanti con chi giocare. Se giocare effettivamente con Salamessi. Salasheva. Salah. Che Salah. Lui come gioca? Bebeto, Romario, Salah, Fernandez, Neymar. Minchia, questo è bello offensivo. Però a centrocampo non ha centrocampo, quindi questa cosa mi farà divertire parecchio. Questa è la classica partita che o sarà una partita combattutissima oppure finisce goleada. Vediamo, vediamo. Comunque, Musiala e Davis, ragazzi, tanta roba. Tanta roba. Musiale poi con questa build molto molto equilibrato, mi piace, ci sta. Ci sta, se la viaggia parecchio. Madonna, Salah qua, che cosa ha fatto Salah, ragazzi? Ma cosa ha fatto Sheva? Mamma mia. Adesso il problema è che non ho chi mi tira queste benedette punizioni. Quindi l'unica è provare con Sheva. Vabbè, meglio di niente, però difficile angolarle. Mamma mia, Musiala ragazzi, devastante, devastante Musiala. Questa partita rispetto a quella contro Salvo va tipo 20 volte più veloce. Maldini. Rigore. Bravo, Davis.
da il fumo di traverso, scema. Pensavo prendesse la traverso. Madre mia. James è tosto a saltare, eh? James è tosto. Come sguiscia, giallino qui arbitro, giallino. Non ho capito come ha fatto a farmi fallo. Ma che cazzo è successo qua? Dopo questo giallo ho deciso di quittare. Ma erano a tutti i torti, eh. Questo giallo è stato proprio una roba imbarazzante. Va bene. Mettiamoci questi 13 punti a casa che male non fanno. E vediamo, vediamo chi c'è. Che ci aspetta. Team Punisher. Allora, vediamo un po' come gioca il nostro avversario. Giallo-rosso, mi piace, ma il giallo-rosso. Allora, Son, Messi, Salah, Gullit, De Jong, Vieira, Rudiger, Hernandez, Maldini. Io non capisco perché devono mettermi fuori gioco prima ancora. Sì. Allora, va bene. Proviamo a giocarcela così.
Andiamocela a giocare così. Vediamo un po', vediamo un po'. Se l'è rischiata. Madonna, che rischio qua. Va bene, va bene.
Minchia, se è lenta sta partita. Dai. Dai. Va bene. Va bene. Minchia, zero tiro in porta. Andrei, appareggia, Shevchenko. Ne vuoi di cosa? Bello questo. Dobbiamo cambiare qualcosa, dobbiamo cambiare.
Questo è rosso, no? Questo è mezzo rosso, arbitro. Da dietro, di cattiveria. Se ci fosse espulso Montero qui. Va bene. Allora, proviamo a fare qualche cosa. Rosso non per l'arbitro, esatto. Allora, proviamo a fare così. Messi. Poi qua ci mettiamo Rud. Poi ci mettiamo Gullit e poi mettiamo Robby Bobby Carlos e mettiamo Maicon, anzi no, Mbappé a destra, un po' più alto. Proviamo così. Bella, Brian. Sti cazzo di passaggi, boh. Sì, non lo so, ma è fatto apposta proprio per cercare di spingere un po' di più su quella fascia. Se volevo recuperare mettevo Maicon, però voglio spingere un po' di più su quella fascia. Mannaggia la peppetta, Messi. Devo provare il pallonetto da fuori, cazzo, che c'è Neuer in porta. Sono un po' sconcentrato, devo un attimo risettarmi. Sì, Van Nistelrooy sì, perché comunque mi piace, mi è sempre piaciuto. No, cazzo. Non è male, non è male. Sto provando, anche se ha caratteristiche diverse rispetto a Cantona. Però è più punta, diciamo. Questa è quella partita che se non offendo finisce male. Dai che ci è messi largo, su. Ma io cosa devo fare, ragazzi? Mamma mia. Mamma mia. Cioè, perché è andato di sinistro? Lì basta che la toccava con qualsiasi parte del corpo per non essere. Vabbè, mi far parlare, no? Eh certo, giustamente. Giustamente.
Ci vuole sangue. Questo tira adesso. Porco zio, porco. Qui devo pensare se tirare o crossare. Vabbè, vattene a piander culo, Gullit. Dai. Porco zio, dai. Ma porca di quella puttana, ma... Da solo in aria rovescia. Ma dai, veramente non capisco. Allora, questo è tosto, abbiamo appena pareggiato un match scandaloso. E adesso siamo contro il 75esimo al mondo. Bello Beppe. Come stai, caro Beppe? Sono sceso dall'Olimpo ma sono caduto bruscamente. Di quanto sei caduto, Beppe?
Sono proprio un pirla. Tutto perfetto, cazzo. Raga, scusate un attimo se non vi leggo, ma... Milleottocento valutazione. E la Madonna. Minchia. Ma lo uso anch'io, solo in quei casi ti fai prendere un po' dall'agitazione. Questo è un bel giallo, arbitro. La voglia di recuperare è nemica. Minchia, però, cazzo, 1.800 pesante, eh. Cioè, eri a 1.900 e passa, cazzo. Vuol dire che hai perso tipo 7 partite. Minchia, 7 partite. Catroia. A un certo punto, secondo me, ne perdi una, devi smettere, Beppe. Smetti e la riprendi, perché sennò è un casino. Ma porco zio, è già la seconda che gli tiro addosso. Dai Francesco, su. Ma se girano male ti devi fermare, Beppe, minchia, se ti vai a... intestardire così è brutta, eh. Poi capisco che c'è la voglia di recuperare, però, minchia.
davanti alla porta potevi provare il tiro. Eh sì, ma me ne sto mangiando troppo. Questa è la classica partita che poi, secondo tempo, me ne pento di tutti questi gol che mi sto mangiando. Va bene, va bene. Va bene, concentrati, dai, concentrati che ce l'abbiamo. Un'azione ha fatto, un'azione. Un'azione ha fatto, una. Questo qui ho giocato prima con Allo, ma sempre su sto canale. Si vede che gli piace guardare gli streamer italiani.
No, mica una volta che sbagliava. Mi piace Sports Rivals, mi sa di sì. Bello, bello, stiamo sui passaggi così. Questo giocatore continua a correre autopassandosela. Non ho toccato nessun tasto. Ma tanto c'è poco da recuperare, quando non ti gira non ti gira. Ma me ne sono mangiati troppo al primo tempo. Primo tempo devo stare 2-0, devo stare almeno. Senza senso. Oh, poi gli dicesse un rimbalzo, tutti i rimbalzi. Adesso la cosa che fa ridere è che gli farò il 2-1, guarda.
The pitch is ours, che vuol dire? Sta scritto a bordo campo. Il campo è nostro. The pitch is ours. The pitch è il campo da gioco. Peccato, peccato. Vabbè, questo era bravo, però io mi mangio troppi. Io devo fare l'effetto sorpresa, perché dopo un po' divento monogiocata, cioè faccio sempre la stessa giocata. Sempre la stessa giocata. Devo sorprendere al primo tempo. Primo tempo devo sorprendere e basta. Sono diventato troppo prevedibile, troppo prevedibile divento. Prevedibile, figurati io che crosso sempre. Ma nel crossare comunque, sai, magari una volta delle spizze, una volta non è posizionato bene. Però sì, sicuramente, però in questo caso, minchia, delle volte veramente sembra che non gira, non va, non va proprio. Vediamo così. Non ho visto questo avversario, che cos'è? Stasera faccio 20, prendo qualche abilità, non è male come idea. Sa che anch'io più tardi faccio qualche ventino. Adesso vediamo un po' come va. Minchia Rudiger, che animale che ho. Ma perché sta cosa? Mamma mia, meno male che non gli ha dato rigore.
Bravo. Bravo Musiala qua. Ok. Mamma mia, tutti così li subisco comunque. Oh, che urto al sistema nervoso. Tutti così li subisco. Ancora lo va a fare così, eh? Che urto le sinapsi. E non poco, e non poco. Ai mitocondri proprio. E dai, rubagli sta palla. Niente. Niente, niente. Sta crestina rossa qua, boh. Mi sa né di acqua né di un cazzo proprio. Michael Leonardo meglio di Ljungberg, minchia, di brutto. Di brutto. Di brutto. Almeno fanno un po' tutte e due le fasi. Proviamo a sbilanciarci un po'. Ma fosse sta difesa a 3? Cosa fosse sta difesa a 3? Il fatto che non gira bene o che cosa? A me la difesa 3 gira bene.
Minchia, però un pizzico più di dribbling potevano metterglielo a Davis. Puttana troia. Dritto per dritto va. Se gli chiedi di fare un centimetro di deviazione. Niente. Che non gira. No, no, gira, gira. Che mi devo abituare a giocare anche con giocatori diversi. Tutto solo. Mentre corri 2 volte le due. Ti fa l'animazione di merda quella lì però. Vedi, ti fa sta animazione del cazzo, ti fa. Devo cambiare, devo cambiare. Io gli ho preso il Cruyff, vaffanculo. Bravo così. Non parte, boh, non parte. Porco zio Maicon.
Giovannino. È con R2, non con L2. Ok, svolta secca, sì, ok. L2 infatti non mi tornava. Mamma mia, questo è rigorissimo. Questo sì, R2 sì. Mauri, mannaggia, mannaggia, Mauri, mannaggia, mannaggia. Grande Davidone. Guarda che sound alerts. Grande David. Grazie mille del ride. Buonasera, buonasera a te, Davidone. Come stai? Come stai? Come è andato sto torneo? Chi è che ha vinto? Chi è che ha vinto? Chi ha tre tiri, tre gol ha fatto questo. Pazzesco, pazzesco. Monteruscello Team? Eh? Chi è che era il Monteruscello Team? Chi era composto? Cibello e Mimmo King, minchia. E con chi se la sono vista in finale? Minchia, ma basta. Questo lo incontro sempre, raga. Basta. Sto Cipriano qua. Qualcuno di Napoli e dintorni. Grande Cibello. Cirone Tony Wellness, non li conosco. Non lo puoi pubblicare, Atti, è inutile. Allora, io me la giocherei anche un filino più aggressivo.
Proviamo così. Finisce 3-1 per il Cipriano. C'è un'altra possibilità. Dobbiamo dircelo, Beppe, c'è un'altra possibilità. Ragazzi, io vi invito sempre ad andare a lasciare un bel follow ai nostri canali social, al nostro canale ufficiale YouTube, mi raccomando, ragazzi, eh. Tanto ci mettete veramente un secondo.
Minchia, ha preso proprio pallonate, mamma mia. Mamma mia. Con un ex ha vinto per un impallo, ma me lo sono giocato a fantascienza qualche mese fa. Piano piano, Mauri, piano piano. Miglioriamo tutti alla fine. Madonna Musiala. Fratello Cucchi è meglio di te e fanne spese. Fatelo Cucchi è meglio di te e fanne spese. Giusto, giusto. Dai, che gliela andiamo a riprendere a questo. Porco zio. Ma chi è questo qua, ragazzi? Ma chi è questo qui? Oh? Se vuoi migliorare tu devi giocare con qualcuno di più forte del Fratello Beppe Fiendri, ovviamente il coach Alfo. Sì. Peccato, peccato per aver preso tutti quei gol, cazzo. Proviamo. Proviamo il tutto per tutto. Porco zio, se l'angolava un filo di più. Dai, dai, crediamoci ragazzi, crediamoci. Crediamoci. No, perché Bergomi?
Dai, Gerard che va su Gullit, no, però. Porco zio. Utile, molto utile fischiare. Peccato, peccato. Stavamo facendo l'impresa. L'impresa titanica. Va bene, ragazzuoli, io vi ringrazio tutti, sempre, come sempre, per il supporto. Vi invito a lasciare un bel follow ai nostri canali. E niente, vi aspetto settimana prossima, non di lunedì, ma di mercoledì, sugli Sports Rivals. Grazie a tutti per la compagnia. E ci vediamo nel caso sul mio canale, punto esclamativo Fragna. Bella Mauri, grazie della compagnia. Bella lì.